70 anni di voto alle donne, questa è la tematica che oggi l'Università di Salerno mette in campo. Quali sono le considerazioni più importanti che vogliamo sottolineare, Rettore? Innanzitutto l'impegno dell'Università degli Studi di Salerno, in particolare dell'OGEPO, che è l'osservatorio che si occupa degli studi di genere, che ha saputo costruire una rete importantissima in questi anni. Innanzitutto una rete fatta dei diversi dipartimenti della nostra università e dei diversi saperi. Nelle testimonianze che oggi al convegno si alterneranno storiche, sociologhe, economiste, pedagogiste, quindi diversi saperi per vedere la stessa problematica. E poi il fatto è che questa rete non soltanto è interna molto solida, ma oggi è una rete esterna, diciamo, molto solida, perché ha saputo mettere intorno al tavolo innanzitutto tutte le università della Campania senza avere nessuna voglia di avere un diritto, diciamo, di un ruolo principale. Credo che sia una rete aperta e qui in qualche modo tutti hanno il proprio ruolo, e oggi la presenza di tanti colleghi delle altre università campane lo testimonia. Poi è una rete che si è costruita sul territorio, perché oggi sono presenti la regione, la provincia, il comune di Salerno e altri enti territoriali, il tribunale, quindi voglio dire c'è una capacità di mettere intorno al tavolo tutti gli attori istituzionali, questo è importante. Sul tema non si può che applaudire, diciamo, a questo tipo di iniziativa, che peraltro è un percorso più ampio, in cui oggi è soltanto una delle prime giornate di una serie di incontri che si avranno. Quello che è interessante sottolineare è che in modo, attraverso gli interventi degli autorevoli colleghi, l'importante sarà sottolineare alla presenza del rappresentante del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Comitato Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri, non solo le cose che già sono state fatte, ma le cose che si intendono fare, a partire da quello che è il compito della nostra università. Ecco, oggi siamo all'Università degli Studi di Salerno, qual è il tema principale di cui vogliamo discutere? Sì, oggi a Salerno si celebrano il 70° anniversario del voto alle donne. È molto importante che un'università decida di dedicare una giornata di approfondimento a questo tema. Sono soltanto 70 anni che le donne votano in questo paese, una conquista delle donne arrivata all'indomani della Seconda Guerra Mondiale e che però arriva in Italia in ritardo rispetto ad altri paesi. Il cammino delle donne da allora è proseguito, hanno un ruolo adesso importante anche nel mondo politico le donne, e adesso la rappresentanza politica in Italia è molto significativa. Pensiamo alla giunta della Regione Campania, che per 2/3 è femminile, pensiamo al Parlamento italiano che da ultimo ha raggiunto una percentuale femminile di oltre il 30%. 70 anni di voto alle donne, questa è la tematica che oggi l'Università degli Studi di Salerno mette in campo. Ecco gli aspetti principali di un discorso che è importante sottolineare. Sì, è un punto importante di discussione per tornare a vedere quello che può essere la partecipazione femminile non solo nel mondo della politica, ma nella partecipazione attiva. Stiamo mettendo insieme tutta una serie di attività per aumentare quella che è appunto la partecipazione femminile, non solo all'occupazione, quindi a quelle che possono essere le cariche anche istituzionali, ma creando anche dei famosi servizi conciliativi, perché credo che un elemento poi fondamentale sia anche quello di permettere alle donne di essere più serene, di conciliare quelli che sono gli aspetti appunto di vita familiare con vita lavorativa. Quindi questo innanzitutto, e poi appunto vedere quelle che sono state le evoluzioni in questi 70 anni, appunto, da una prima partecipazione al voto a quella che invece oggi può essere diciamo uno studio per verificare che siano sempre eliminati ulteriori aspetti che possono diminuire la partecipazione. Penso anche a una retribuzione inferiore che c'è molto spesso, un accesso al credito che può essere ridotto o comunque con più condizioni per le donne rispetto agli uomini. 70 anni di voto alle donne, questo è il tema più importante che oggi l'Università di Salerno mette in campo. Ecco, quali sono gli aspetti principali che vogliamo sottolineare? Allora, sottolineiamo per prima cosa l'importanza del voto conquistato dalle donne. Si badi bene che non era una concessione, ma loro lo ebbero e questo merito fu riconosciuto da tutti perché avevano partecipato alla Resistenza e ormai erano già una realtà presente nel paese. Il convegno non si interesserà soltanto del voto alle donne e del momento storico, il 1946,
ma andrà avanti in tutti questi 70 anni per vedere un po' un lungo percorso che si è avuto a partire dalla conquista della cittadinanza fino ad arrivare oggi al discorso che riguarda le pari opportunità e che sempre di più vede le donne impegnate in vari campi, sia nella politica che nel campo delle professioni.